Armando, la pizza fritta è la sorella della pizza al forno o fa parte di un'altra famiglia? Fa parte di un'altra famiglia, un'altra categoria. La pizza fritta, diciamo, è il primo street food napoletano. Era, diciamo, il cibo per i poveri. Nell'antichità si faceva nei bassi, diciamo, nei vicoli di Napoli, con pochi spiccioli riuscivi a guadagnarti, a fare questo pranzo. Quindi è un'altra tipologia di pizza, nasce sotto un'altra storia, quindi non ha niente a che vedere, diciamo, con la classica pizza al forno napoletana. Gli ingredienti, la pizza fritta c'ha il suo must. Sì, diciamo, gli ingredienti, a volte ci può stare qualcosa che va anche sulla pizza al forno, però diciamo sono due tipologie di lavorazioni diverse. La pizza fritta viene prima stesa il panetto, poi viene condita, farcita all'interno con ricotta, ciccioli di maiale, provola affumicata e pepe nero. La pizza fritta non è stata ancora tra virgolette aggredita da questo nome gourmet? No, diciamo proprio la pizza fritta in particolare no, ci sta chi fa, diciamo, un'altra tipologia, la montanara, che è anche un altro classico di fritto napoletano, no? Che conosciamo noi con il ragù, il parmigiano, la mozzarella, ci sta chi... La montanara, diciamo, però è un po' fritta e poi viene passata... No, diciamo la montanara è fritta. Poi c'è stata questa cosa che poi si fa prima fritta e poi viene passata al forno, diciamo un'altra innovazione che diciamo oggigiorno piace tanto alle persone. E quindi però la montanara, come la pizza fritta, ed esclusivamente fritta, non è che è passata al forno. E posso dire che la pizza fritta non è stata nemmeno stravolta con nomi particolari. Questa pizza fritta, perché non c'è altro nome migliore, da poi ci sta chi la chiama battilocchio, però ci sono sempre nomi antichi, cioè comunque la pizza canotto è un riferimento, perché si va a fare un cornicione, non parlando dell'impasto, entrando nei dettagli di questo impasto, da più ad occhio esteticamente dà comunque l'impressione di un canotto, di un qualcosa gonfiato, quindi per questo si è usato questo nome per questa tipologia di pizza al forno. Ma per quanto riguarda la pizza fritta, il nome, almeno per noi, resterà sempre questo.